Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il 21 giugno una legge per l'erogazione di contributi a enti e associazioni culturali. Il testo prescrive i requisiti per l'iscrizione a una tabella istituita dalla Giunta. Sanità, lavoro e formazione professionale sono i temi toccati da Bruno Mellano, garante regionale dei detenuti, in occasione della relazione annuale dell'attività 2015-2016, illustrata all'Assemblea regionale. Tra le maggiori problematiche emerse è quella del sovraffollamento di alcune case di reclusione. Approvato il programma annuale 2016 dell'Istituto di Ricerche Sociali del Piemonte. Il documento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Scientifico, è il frutto anche del confronto con le direzioni regionali e prevede un finanziamento di 4,4 milioni di euro. È dedicata a Dante Di Nanni, partigiano morto all'età di 19 anni, la Due Giorni di Musica, intitolata Il Cielo a Via Di Nanni, che si tiene sabato e domenica a Torino nel cuore di Borgo San Paolo, storico quartiere operaio e uno dei baluardi della resistenza cittadina. Nel 40° anniversario della morte del comandante Enrico Martini Mauri è stata presentata a Palazzo Lascaris la riedizione 2016 del libro Partigiani, penne nere. L'incontro è stato organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione con il Centro Pannunzio. Palazzo Lascaris ha ospitato la presentazione dello Stemmario Civico Piemontese, una raccolta degli stemmi civici di tutti i comuni del Piemonte. La pubblicazione, curata dal Consiglio regionale, comprende aneddoti su storia del territorio, etimologia dei nomi e curiosità. Tutelare le peculiarità del territorio piemontese è l'obiettivo della mostra Il Gelso, albero dimenticato nel paesaggio agrario piemontese, e il suo legame con il bacco da seta. Esposta fino al 13 luglio nei locali dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale.